La chiesa di San Nicolò a Fusine di Val di Zoldo ha ospitato tre importanti concerti inseriti nella rassegna Arte e Musica Trapelmo e Civetta. In occasione del primo è stata inoltre svelata al pubblico la pala dell'altare della chiesa di San Giuseppe a Brusa d'Az, raffigurante la Madonna del Carmelo e Santi. L'opera, risalente tra la fine del 600 e gli inizi del 700, è stata appena restaurata dal maestro Pierangelo Pievani di Verona sotto la supervisione dell'esperta restauratrice Renza Clochiatti. La pala trova collocazione nella chiesa di Brusa d'Az al centro del monumentale altare ligneo, opera dell'artista trentino Domenico Vinazzer. In occasione della festa dell'Assunta è stato proposto un concerto a tema intitolato Coronata di Stelle, la devozione mariana in musica. Si è esibito il coro I Cantori di Sant'Omio, prestigiosa formazione vocale vicentina, fondata nel 1967 dal maestro Pier Giorgio Righele. È specialista nel genere polifonico antico, ma il suo repertorio si spinge anche fino a composizioni moderne. Il coro è stato accompagnato all'organo dal maestro Enrico Zanovello. La sera seguente è stata la volta del maestro Andrea Marcon, curatore della rassegna, assieme al maestro Paolo Dacol. Il maestro Marcon ha accompagnato all'organo il quartetto d'archi Venetos Ensemble, i violinisti Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, il violinista Francesco Lovato ed il violoncellista Massimo Raccanelli sono specializzati in repertorio barocco e utilizzano strumenti realizzati secondo la prassi costruttiva dell'epoca. Ancora il giorno seguente le delicate ed eteree sonorità del Salterio sono state messe in particolare risalto dal virtuosismo e dalla sensibilità di Franziska Fleischander. Ad accompagnarla all'organo il maestro Daniel Perer, il concerto è terminato con un mottetto di Giovan Battista Marini, nel quale ai due giovani interpreti al Salterio ed all'organo si è unita la contralto Romina Basso. Durante i tre concerti si sono potute apprezzare le sonorità di due organi a canne messi a disposizione per l'occasione dalla ditta organaria Francesco Zanin di Codroipo.